GF15. Alessia commenta l'incontro con la mamma: ci sono rimasta male. Dopo l'entrata a sorpresa della mamma di Alessia Prete, la ragazza si sfoga con Matteo esprimendo la sua delusione. Ecco che cosa ha detto. Da un paio di settimane al Grande Fratello è nata una nuova coppia. Matteo Gentili ha dimenticato la sua ex Paola Di Benedetto e ha iniziato una relazione con la modella torinese Alessia Prete. Questa coppia è stata molto apprezzata dal pubblico, al contrario di quella formatasi precedentemente tra Filippo Contri e Lucia Orlando, ma l'incontro con la mamma di lei nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 ha lasciato nei ragazzi qualche dubbio. Vediamo qui di seguito che cosa è successo. GF15, la mamma di Alessia nella casa. Martedì 22 maggio in diretta su Canale 5 è andata in onda la puntata del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Quest'ultima, facendo uno scherzo a Matteo e Alessia, ha fatto credere che stesse per entrare Paola Di Benedetto. Invece, con grande sorpresa di Alessia, ad aprire la porta della stanza blu è stata sua mamma. Grande emozione per la modella torinese, la quale è stata molto felice di presentare la mamma al suo nuovo fidanzato Matteo Gentili. La donna ha fatto qualche raccomandazione ai ragazzi, in particolare, sul fatto di comportarsi bene perché le famiglie da casa sono davanti al televisore a guardarle. L'entusiasmo iniziale di Alessia e Matteo ha poi lasciato spazio alla delusione. Infatti, Alessia si è sfogata con Matteo il giorno dopo. Ecco che cosa ha detto. GF15, la delusione di Alessia sul comportamento della madre. Ci sei rimasta male? Ha chiesto Matteo e Alessia ha risposto con un sì squillante per poi aggiungere, erano tanti giorni che non ci vedevamo ed è stato come se non mi avesse riconosciuta. Mi aspettavo un po' più di affetto. A quel punto Matteo continua, ma secondo te sono contenti di me e te? E lei risponde, ma certo. Il discorso tra i due, tuttavia, continua in un luogo più appartato. Lei è venuta qui per ricordarmi delle cose, come il loro essere protettivi, l'avermi vietato tante cose, per ricordarmi come sono fatti. Loro non vogliono che io faccia tutto questo perché hanno una mentalità tanto chiusa. Non mi aspettavo quel tipo di discorso, non mi aspettavo che lei mi guardasse con quegli occhi. Ovvio che i miei genitori sono così e non potevano dirmi cose diverse, ma vedendo come sono cambiata, che sto bene e faccio le cose con la mia testa, avrebbero potuto dire altro. Invece cercano di proteggere loro stessi, non me, come hanno sempre fatto. Insomma, tanta delusione e amarezza nelle parole di Alessia. Avrà la possibilità di un chiarimento con la famiglia?